poiché io ospito Dio Padre e lo Spirito Santo, io sono l'orologio del tempo. Per questo motivo, quando mancavano esattamente un giorno ai 24 anni precisi della mia vita, io pronosticai che ci sarebbe stato il colmo del buio. E se volete confrontarlo, ecco che cosa accade subito poco dopo. Quando io ho esattamente 24.033 giorni, e sapete bene che il numero 33 indica la vita che finisce per un povero Cristo, ci fu il giorno 12-11 del 2003 e ci furono i caduti di Nasseria. Fu il colmo, 24.000, per tante vite di poveri cristi, 33, andati per salvare la vita agli altri ed uccisi proprio da loro. E quando alcuni giorni dopo io andai in crisi, perché vedevo che la mia vita dettava sempre episodi dolorosi, accadde che, e io qui ora leggo cosa ne ho scritto sul libro Le 42 cifre del nome segreto di Dio. Avevo 24.041 giorni, che sono il colmo, 24.000, della realtà dello Spirito Santo, 40, cioè 10 più 30, di uno reale come me. Temendo i soliti castighi di Dio, Ro si era andato a confessare da Don Luigi Carnelli e si era espresso così: sono in colpa, perché so che Dio compie quello che è giusto, ma vedo come, per difendere proprio il valore di una mia iniziativa, stia mandando castighi mortali. Io non gradisco di essere difeso in questo modo, e questo non gradimento mio è peccaminoso, perché mi permetto di rivolgere critiche al mio Dio. Non sono critiche vere, ma essendo proprio io chi è difeso, non gioisco ad essere difeso così a spada tratta, con la conseguenza di tanti morti innocenti. Scrisse anche al cardinale arcivescovo Tettamanzi, avvertendolo di tutto. Gli promise che dopo ne avrebbe riparlato con lui per sottolineare se fosse stato buon profeta oppure no. Ebbene, in quel giorno la liturgia della Chiesa descrisse di come Gesù avesse cercato l'asinello su cui essere trasportato a Gerusalemme. E in quel giorno, a Baghdad, un ben diverso carico fu affidato a due asinelli, missili con cui far saltare un albergo di giornalisti. Questi due asinelli erano i simboli soliti delle due torri gemelle, Gesù e Romano, la Fisez e Trazio, le due strade per perfezionare l'attività dell'uomo che si avvale non solo della fede, ma anche della ragione, non solo della fede nel Figlio, ma anche delle ragioni dello Spirito Santo. Ebbene, a Baghdad, dei due asini, uno solo aveva potuto far partire il suo tristo carico di morte, ed era crollato l'intero fronte dell'albergo. Senza morti, miracolosamente, commentarono i giornalisti. Ora Romano aveva pronunciato per quella data
un evento che fosse il colmo, 24.000, della realtà dello spirito, 40 del doppione, 2, a causa dei 24.041 giorni della sua vita, così emblematicamente significativa. Ebbene, il colmo per il suo spirito fu che si confessasse e dicesse a Dio di non essere d'accordo che lo difendesse facendo morti e che egli ascoltasse il suo spirito. Fece disastri con i missili dell'unico asinello che riuscì a lanciare missili e, miracolosamente, non fece nessun morto. Scrisse, come annunciato, questa spiegazione al Tettamanzi, ma, come ha sempre fatto, per lui, per il Tettamanzi, Ro non era il Signore. Secondo lui, i signori si vedono, emergono nel loro ruolo. Per cui il Tettamanzi non ha mai risposto a nessuna delle molte lettere inviategli.